Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Finalmente riesco a girare un altro video. Esami dati, sono passata con un buon voto, quindi adesso sono di nuovo libera e spero di riuscire a fare più video. Vorrei partire dal video dei promossi e bocciati del periodo, in modo da parlarvi di alcuni prodotti che magari vi avevo mostrato in qualche video haul, ma che poi appunto non avevo avuto l'occasione di recensirli. Allora, parto con due prodotti per quanto riguarda la doccia. Uno è questo in edizione limitata di Balea, credo che si trovi ancora, ed è questo qua. Questo è con estratto di fiori di ibisco e profumo di latte di cocco. È veramente molto buono. Ha una profumazione dolcina. Si sente il cocco, ma non è la profumazione principale. È un buon mix di profumi, non è stucchevole. Lava benissimo il corpo, è rinfrescante, non va a seccare la pelle, non la irrita. È veramente molto buono. Questi docce a schiuma costano pochissimo e secondo me sono molto validi. Mi piacciono sempre molto. Secondo me sono molto, molto simili tra di loro. Cambia solamente la profumazione. Sono prodotti da 300 ml, 12 mesi di Pao e vi straconsiglio questi gel doccia di Balea perché sono veramente molto molto validi. Tra l'altro mi scuso per le mani, mi sta andando via lo smalto e non ho il solvente per toglierlo, quindi niente, starò così. Poi altro gel doccia preso sempre da Aldi M. Però si può trovare anche in altri posti, comunque anche su internet. Allora, è questo di Love Beauty and Planet. Questo boccione qua di gel doccia da mezzo litro e questo è la profumazione, vediamo se lo trovo in italiano, cocco e qualcos'altro, cocco e mimosa, cocco e mimosa. Quando ho visto mimosa non ho saputo resistere, l'ho dovuto prendere la mimosa e la profumazione che io adoro veramente. Sono qua, è un gel doccia abbastanza denso, quindi ne basta poco. Poi io come sempre quando faccio la doccia utilizzo la spugna retina in modo da sprecare meno prodotto possibile, quindi ne basta veramente pochissimo e questo è fantastico. Allora, la profumazione si sente il cocco, ma è appunto smorzato da altro. E a sentirlo così è anche una profumazione delicata, niente di che, non si sente particolarmente, ma quando si fa la doccia sprigiona fortissimo questa profumazione. E è la prima volta che mi capita perché la mia pelle non è una di quelle pelli che assorbono le profumazioni. Ecco, io faccio la doccia e poi mi annuso e non so di niente, mentre ad esempio mia sorella fa la doccia e continua per tutta la giornata a sprigionare il profumo del gel doccia. Io non sono così, ma con questo gel doccia veramente sento la profumazione sulla pelle, profuma tutto il bagno, una profumazione sì, dolce, ma allo stesso tempo fresca, rilassante, è veramente buonissimo. In più trovo che sia un prodotto estremamente delicato sulla pelle, ma allo stesso tempo dà la sensazione di essere puliti, quindi è veramente ottimo. Non costano pochissimo prodotti di questo marchio, però è un boccettone molto grande. E appunto ne basta una goccetta, quindi diciamo che il prezzo è spalmato su più tempo. Veramente molto buono. Tra l'altro l'avevo preso in offerta e super super consigliato, soprattutto per questa profumazione fantastica. Poi altro prodotto per il corpo è il Dove Go Fresh, questo qua alla pera. Li ho utilizzati un po' tutti. Quello alla mela mi macchiava le ascelle di bianco, non i vestiti, ma le ascelle sì. Questo non macchia né ascelle né vestiti. Mi piace perché non mi fa puzzare, mi tiene fresca. La profumazione di pera è veramente buonissimo. In più mi piace anche il getto perché va, a nebulizzare super bene il deodorante, non mi irrita neanche dopo la rasatura, è veramente veramente molto molto buono. Per quanto riguarda i capelli invece ho solamente un prodotto che è lo shampoo della linea Il Carbone purificante di Pharma Officina, un prodotto acquistato al Tigotà. Io penso di essere più o meno qua, anche qua ne basta poco, comodissimo. La boccetta con il pump dosatore in doccia è veramente molto comodo.
di questo marchio e di questa linea ho provato il detergente Visomani che mi era piaciuto e anche il gel doccia per il corpo, anche quello non male e devo dire che anche questo mi sta piacendo. Lava bene i capelli anche se a purificante non va a sgrassarli. Io ho capelli normali, tendente al grasso, ma in questo periodo sono assolutamente normali. Non li va a sgrassare, non li va a seccare, non crea quell'effetto stoppa. Mi piace, i capelli rimangono ben puliti, non li va ad appesantire. Un buon prodotto, poi sono tanti millilitri perché sono appunto anche qua a mezzo litro, quindi ottimo per le famiglie quando siamo più persone. Assolutamente consigliato. Questo è l'ultimo prodotto che ho di questa linea e di questo marchio. Vorrei provare magari un'altra linea di questo marchio perché mi è piaciuto abbastanza. Magari ecco, quando lo mettono sconto al Tigosà vorrei provare altro. Per quanto riguarda sempre i capelli, ho questo prodotto di Nashi Argan. Questo qua è un trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli. Questo qua lo metto, è senza risciacquo, lo metto a capelli umidi tamponati con l'asciugamano prima di andarli a pettinare e poi asciugare. Allora, la profumazione, come tutti i prodotti di Nashi Argan, o vi piace o la odiate, non c'è una via di mezzo. Io l'adoro. Proprio si sente l'argan, è una profumazione avvolgente, calda, per me buonissima, forse un pochino più adatta all'inverno, ma io non sto tanto a guardare le profumazioni estate-inverno, io le metto sempre, qualsiasi, mi piace tanto e in più è un ottimo prodotto, ammorbidisce i capelli, li profuma, li districa molto bene. Se avete capelli, io ho dei capelli molto sottili ma che si annodano con una facilità incredibile, questo mi aiuta tantissimo a pettinarli. In più è in spray, ma il prodotto, quando viene spruzzato praticamente è quasi liquido, quindi anche la confezione fatta così è molto comoda. In più questa era una mini taglia, mi era stata omaggiata al Cosmoprof, veramente un prodotto super apprezzato, molto buono. E credo una volta finito di riacquistarlo perché mi sta dando soddisfazione. E poi ripeto, questa profumazione che rimane in modo delicato ma si sente per qualche giorno mi piace tantissimo. Infine, due prodotti per il viso. Allora, ho un gel detergente viso di Balea che praticamente è finito, mancano due applicazioni ed è terminato. Era della linea alla canapa. Ho visto che questa linea è uscita nuovamente, ma il detergente viso l'hanno fatto in forma solida. Questo qua era rinfrescante con olio di canapa e acqua di cocco. Ne avevo acquistate due confezioni, uno per mia sorella e questo per me. Mia sorella si è bevuta la sua e mi sta usando anche la mia perché a lei è piaciuto tantissimo, proprio il suo detergente preferito. E anche a me sta piacendo. Lava benissimo, non tira la pelle, non brucia gli occhi, anche qua. Super 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 delicato, ma allo stesso tempo efficace, pelle pulita, è un prodotto molto basic, ma che secondo me funziona bene. La profumazione è delicata. Non sent dolcina, si sente il cocco, ma non mi stucca. Io non amo la profumazione di cocco. So che vi ho mostrato tre prodotti al cocco, ma io con la profumazione al cocco non andiamo tanto d'accordo. Buono, un buon prodotto, inci non male. E peccato che era un'edizione limitata, però io comunque lo segnalo tante volte riuscisse, ve l'ho detto, c'era il detergente solido di questa linea adesso, non l'ho preso perché ho altri prodotti da smaltire, ma chissà, magari farò un altro salto e poi alla fine lo prenderò. Devo vedere, comunque questo buonissimo. Se riesce, io e mia sorella ne facciamo sicuramente scorta. Come ultimo prodotto, sempre per il viso, questo idrolato di lavanda di Biofficina Toscana. Comoda la confezione con lo spray, non così utilizziamo meno prodotto e non utilizziamo dischetti di cotone. Mi piace moltissimo la profumazione di lavanda, e lo utilizzo come, tonico. Mi piace perché è estremamente rinfrescante, per la pelle, veramente dà una sensazione di sollievo e anche di, una sensazione, calmante. E inoltre mi è stata di aiuto per,
Per quanto riguarda le imperfezioni del viso, per via dello stress dovuto all'esame mi ero riempita di brufoli e questo prodotto un po' mi aiutava a tamponare la situazione. È veramente un buon prodotto, costa 6,50 euro in bioprofumeria, sicuramente si trova meno su internet. Comunque veramente un buon prodotto, lenitivo, rinfrescante, riequilibrante per la pelle, molto molto buono. Bene, quindi questi sono stati i miei prodotti top e flop del periodo. Sono contenta che non ci siano dei flop, veramente molto molto contenta. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti, se avete qualcosa da consigliare, perché quando mi consigliate dei prodotti io me li segno sempre e poi appena ho la possibilità li acquisto, quindi tengo molto conto di quello che mi consigliate. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!